Dunque, si stanno mettendo a punto proprio in questi giorni, in queste ore, i dettagli organizzativi della campagna di vaccinazione che riguarda gli abruzzesi, i più piccoli, dai 5 ai 12 anni, nei centri, negli hub vaccinali delle nostre 4 ASL. Si comincia con le prenotazioni e anche con le somministrazioni tra 3 giorni. Allora, vediamo com'è la nostra situazione regionale. Iniziamo da Pescara, dove in diretta c'è Anna Di Giorgio dal Lab di Città Sant'Angelo. A te la linea, Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Carmine e ai nostri telespettatori. Sì, come dicevi bene tu, con la telecamera di Diego Martelli siamo venuti a Città Sant'Angelo presso l'hub vaccinale che è stato allestito dalla ASL di Pescara all'interno dell'Outlet Village. Anche qui saranno organizzate delle giornate dedicate alla vaccinazione della fascia pediatrica che va dai 5 agli 11 anni, secondo modalità che le ASL stanno mettendo a punto in questi giorni. Si parte dal 16 dicembre con le prenotazioni e già nel pomeriggio i primi che si prenoteranno potranno ovviamente ricevere, far somministrare il vaccino ai propri bambini. A prenotare dovranno essere ovviamente i genitori, e la modalità di prenotazione potrà avvenire attraverso quelle che sono le modalità canoniche fin qui usate, da chi si è vaccinato nella fascia di età che va dai 12 anni in su per l'appunto. E quindi sito web prenotazioni.vaccinicovid.com. gov.it oppure chiamando il numero verde 800 00 99 66, oppure sarà possibile anche recarsi a un postamat e attraverso quest'altra modalità, dunque prenotare il vaccino, oppure rivolgersi direttamente a un portalettere. I genitori che accompagneranno i figli appunto nei centri vaccinali per la somministrazione del vaccino Pfizer con un dosaggio ridotto di un terzo rispetto a quello che sarà somministrato agli adulti, dovranno poi, durante la somministrazione, firmare una dichiarazione di genitorialità e dichiarare anche che l'altro coniuge, l'altro genitore, insomma, è d'accordo per la vaccinazione al proprio figlio. Ci sono modalità specifiche, dicevamo, ogni ASL si sta organizzando. Noi questa mattina abbiamo ascoltato il dottor Rossano Di Luzio, che è il responsabile della campagna vaccinale per la ASL di Pescara, che ci ha spiegato appunto come si stanno muovendo. Sentiamo. Dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale per l'ASL di Pescara, siamo all'interno dell'hub vaccinale di Città Sant'Angelo. Come vi organizzerete per l'avvio della campagna vaccinale nella fascia pediatrica 5-11? Abbiamo predisposto un hub vaccinale dedicato completamente ai bambini a Pescara città, nei pressi della stazione di Pescara Porta Nuova, più precisamente a fianco agli attuali locali dell'hub vaccinale per adulti. E poi svolgeremo delle giornate, daremo il calendario alla stampa durante le vacanze di natalizie nei vari hub, cioè sia qui a Città Sant'Angelo, sia a Penne che a Scafa. Quindi qui non ci sarà una linea dedicata, ma ci saranno delle giornate dedicate. È un work in progress, vediamo come risponderà la popolazione dei bambini a questa vaccinazione. Se sarà necessario, metteremo anche qui una linea dedicata ai bambini tutti i giorni. Naturalmente dipende dalle prenotazioni che avremo. Dottor Di Luzio, si era detto nei giorni scorsi che c'era una sorta di carenza di Pfizer, vaccini Pfizer per adulti. Questo non potrebbe in qualche modo andare a inficiare anche l'avvio della campagna vaccinale con partenze a singhiozzo? Assolutamente no, perché il Pfizer è predisposto per due tipi di vaccino, un vaccino per adulti e in questo caso abbiamo delle carenze, e l'altro è un vaccino pediatrico e in quel caso attendiamo le nuove scorte che dovrebbero arrivare prima del 16 dicembre. Ci saranno due, diciamo, percorsi paralleli diversi per Pfizer. Ricordiamo anche qual è il dosaggio che riguarderà la fascia pediatrica? Il dosaggio è un terzo della dose per adulti, 10 microgrammi, invece per adulti è 30 microgrammi. La piattaforma da quando sarà aperta? Dalle notizie che ho dovrebbe aprire dal 16 dicembre e poter prenotare già per il pomeriggio per l'hub vaccinale di Pescara. Quindi dalla mattina, poi già chi prenoterà la mattina potrà già portare i propri figli il 16 pomeriggio a vaccinarsi.
i primi riusciranno a vaccinare già dal 16 pomeriggio i propri figli, sì. Quale sarà invece il coinvolgimento di pediatri e farmacisti, al di là del fatto che ci saranno proprio linee dedicate negli hub vaccinali, come lei ha già detto? Allora, delle farmacie ancora non lo so, perché è a divenire un accordo con la regione per quanto riguarda l'utilizzo delle farmacie per la vaccinazione dei bambini. Mentre abbiamo ricevuto già le prime adesioni di circa 10 pediatri, 8-10 pediatri, per quanto riguarda, pediatri di libera scelta, per quanto riguarda l'affiancamento nei nostri poli vaccinali. Bene, queste le dichiarazioni del dottor Di Lucio. Anna, vogliamo un po' riepilogare quali sono i numeri della popolazione interessata alla vaccinazione pediatrica? Certamente Carmine, diciamo che in tutto l'Abruzzo sono circa 76.000 i bambini chiamati a questa vaccinazione, ricordiamolo, sempre su base volontaria. Si tratta di 75.954 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Nello specifico la provincia che ha il maggior numero di bambini, diciamo, vaccinabili è quella di Chieti con 22.015, seguita da Pescara con 19.337, poi c'è Teramo con 17.762 e L'Aquila, la provincia dell'Aquila, parliamo sempre di province, con 16.840. Veniamo invece alle città capoluogo di provincia, quella che ha il maggior numero di bambini dai 5 agli 11 che potranno essere vaccinati a partire proprio dal 16 dicembre è la città di Pescara con 6.964, seguita dall'Aquila con 4.148, poi segue Teramo con 3.103 e infine la città di Chieti con 2.610. Saranno appunto 76.000 bambini circa che potranno essere vaccinati secondo modalità, secondo un work in progress, come ha detto lo stesso Di Lucio, che dipenderà moltissimo ovviamente dalle prenotazioni che saranno effettuate a partire già dalla mattina del 16 dicembre. Se non hai altre domande ti restituiamo la linea, io Diego Martelli qui dal Lab Vaccinale di Città Sant'Angelo.